Ugo, benvenuto alla settima manifestazione del Club Homo Sapiens. Allora, la domanda che io incorro e sono curioso, perché come essere umano e bimbo dentro di me sono curioso, come è cominciata la tua arte? Beh, diciamo non è che è cominciato con un senso programmato, che okay. Quindi era un influsso sul fattore della bellezza dei colori e quindi dell'impostazione di un meccanismo che poi creava forma mano a mano, quindi è una cosa venuta da bambino che poi con gli anni si è sviluppata, certo, poi sviluppata quindi con la ricerca, con gli studi appositi per cercare di perfezionare al meglio sia la cognizione teorica che quella poi pratica sul dipinto e sulla pittura. Allora, la tua pittura sfoggia delle colature fatte di proposito. Che cosa rappresenta per te? Cioè, cosa vuoi trasmettere? Beh, diciamo la colatura o dripping cosiddetto in inglese. In italiano? In italiano, beh, proprio colatura, classica stesura del colore, quindi lasciata apposta colare. Quello, beh, è venuto dopo un discorso del meccanismo sempre del colore, che oltre dando la forma, quindi il materico, la composizione dei colori, entrare nel meccanismo della concezione proprio del colore. Quindi la colatura poi è qualcosa che rappresenta come diciamo una forma lasciata così libera di scorrere proprio su un lavoro già eseguito. Certo, con sincronismi, insomma, non proprio alla, diciamo, troppo fantastici, ecco. Quindi lasciata colare, che segue questo percorso suo, quindi è quello che lascia un po' questa libertà interpretativa proprio poi dei lavori, dell'esecuzione. Quindi è una cosa forse dentro che riesce a creare certi tipi di sensazioni su questo discorso, questo effetto tecnico, diciamo. E altra domanda che forse è semplice e potrebbe cadere nel banale: che cosa ne pensi di questa festa dedicata all'artista per rivalutare prima che l'opera all'artista stesso? Beh, diciamo, questa festa organizzata è molto interessante anche perché allaccia un certo discorso culturale, creativo, quindi artigianale, artistico, e che dà un effetto, sensazione nel visitare quindi tutti questi vari stand di partecipanti artisti. Quindi penso sono iniziative che vanno prese in considerazione, che debbano avere almeno uno sviluppo per proprio partire con queste evoluzioni artistiche in maniera da rendere nel territorio, nelle zone in cui sia necessario apportare questo discorso, una cosa di collaborazione che possa allacciare molte persone e quindi creare nuove sensazioni alla gente. Possiamo dire una rinascita dell'arte nel periodo moderno? Beh, rinascita non, perché la rinascita, insomma, l'arte è sempre, anche se ha dei periodi di crisi, però è sempre attuale, diciamo. Però ecco un rilancio a capire bene anche nei piccoli valori queste cose che sono importanti per tutti quanti. Allora, Ugo Colacecchi, un grazie che hai accolto questo invito e alla prossima, d'accordo?